è facile. Centro sportivo Plebiscito Padova con Giada Finco, Jessica Rubinato, Elisa Marzaro, Veronica Gallo, Elena Maria Gandini, Paola Tombacco, Lucrezia De Mari, Beatrice Lazzaro. Anche loro il costume in tono con il tema disegnato da una delle ragazze, Paola Tombacco, che frequenta l'Accademia di Belle Arti di Venezia. Il tema è Nightmare on Elm Street, è un remix di Joe Pacagnella è il tecnico, ha cercato di interpretare. Primo elemento, bello, bella la sincronia. Anche questi tecnici visto... che si devono vestire i panni anche dei coreografi, sì. Degli psicologi sicuramente. Sì, sono molti. Multitasking, sì, non volevo usare un termine, però purtroppo è brutto, sì. Termine. Però sintetizza bene il concetto. Sì, sì, multifunzionale. Verticale, molto bella, la verticale, veramente molto bella. Bello l'asse di rotazione, anche per loro dobbiamo, come abbiamo fatto per tutte le squadre, notare una leggera differenza di velocità di rotazione, ma bello nel complesso l'esercizio, l'elemento fatto proprio tra l'altro sotto il pannello della giuria. Ancora ciclone, bella l'apertura spaccata, passo di uscita, bello pulito, sincronizzato, tra l'altro fatto in due diagonali, quindi un incremento di difficoltà dovuto alla tipicità della formazione. Infatti il regolamento prevede, diciamo, la sequenza degli elementi da fare in vasca, ma non stabilisce assolutamente per la squadra la formazione in cui devono essere eseguiti, né la direzione. Per i singoli doppi invece c'è un vincolo di direzione. Singoli doppi che non abbiamo visto in questa edizione del campionato invernale. E lo vediamo, formazione a rombo che ci preannuncia la spaccata sollevata, buona la sincronia, anche a colpo d'occhio si vedeva un movimento ampio, ben fatto. E gli ultimi due salti? Molto buoni gli ultimi due salti che vanno a iniziare la parte finale, sì. La conclusione. Lucrezia De Mari e Beatrice Lazzaro hanno fatto due salti. Prima Lucrezia aveva fatto da sola ovviamente il primo elemento acrobatico. Parte di gambe, importante l'apnea sulla conclusione della routine proprio per aumentare, strappare gli ultimi decimi ai giudici in modo da... L'impressione finale. Sì, lasciare proprio l'ultima idea in mente ai giudici. Allenate da Joy Paccagnella e Daniela Rocci. Daniela veniva dalla società del Mogliano Veneto, società che si è sciolta, e quindi alcune delle ragazze insieme al tecnico sono confluite all'interno del Plebiscito Padova con evidenti miglioramenti. Mancano soltanto 4 squadre al termine di questo campionato assoluto a squadre. Bellissima la rotazione, avete visto il livello dell'acqua sulle gambe, era bello solido qui, bello l'asse di rotazione, qualche leggera differenza per quanto riguarda la velocità invece di discesa un pochino e di rotazione. Sì. Bello invece l'ultima parte della chiusura del passo di uscita dalla spaccata. Questa è invece la sequenza. E probabilmente qua ecco la preparazione per l'apertura, massima altezza, spaccata, chiusura. Abbastanza buona l'esecuzione, veramente nel complesso ben fatto.